Ciao a tutti ragazzi, il vostro Luke, e oggi, come state vedendo qui, siamo in un nuovo video, stavolta su Minecraft. Ragazzi, dopo mesi e mesi siamo tornati su Minecraft finalmente con un video abbastanza particolare. Perché ragazzi, sono qui a riproporvi di nuovo il Prison, ma bensì ragazzi è un Prison diverso, perché non è su The Legend ma bensì su mc.magicmine.eu. Voi direte: Luke, ma dove cazzo hai preso sto server? Raga, è un server che ha fatto il video Pepo e mi è piaciuto molto. Sinceramente aspettavo qualche video di Pepo o di altri youtuber che portano Minecraft alle ricerche di un server bello, perché come sapete ragazzi io sono molto impegnato ultimamente con la scuola, con la ragazza, con la mia vita, quindi non ho molto tempo da dedicare alla ricerca dei server di Minecraft. Appena ho visto un bel video di un bel server ho detto vabbè, ci entro anch'io e faccio subito subito per portare una nuova serie. Quindi ragazzi, se la serie dell'OP Prison qui vi piace, mi raccomando, lasciate un bel like. Ragazzi, sinceramente io non so nemmeno i comandi che ci sono qui dentro. So solo che con slash kit, per prendere il kit appunto, ce lo mettiamo bello qui addosso e scaviamo un po' e vediamo quanto valgono i materiali. E se non sbaglio, ragazzi, dal video che fece Pepo appunto, è cambiato abbastanza sto server perché non me lo ricordavo così. Quindi potrebbe essere una cosa positiva come negativa. Se è positiva, perché magari c'è qualche bug e si guadagna più facilmente. Negativa, perché alla fine è cambiato un cazzo. Ah, ci sono anche i lucky block, giustamente, 7 gettoni. I gettoni che sono? I soldi, no? Sono diversi dai soldi. Raga, devo capire un po' queste cose, perché ovviamente io non giocando a sto server non so se i gettoni equivalgono ai famosi token o cosa. Mo' ce lo vediamo piano piano tutti quanti insieme. Ragazzi, comunque in descrizione trovate il sito web che per ora ho lasciato un po' in disattività. Ok, non è molto italiano correggiuto, ma voi accettatelo lo stesso. In che senso? Non sono molto attivo sul sito web perché sto cercando di crearlo, ragazzi, in un altro modo. Ovviamente in descrizione trovate il vecchio sito web, poi magari nei prossimi video troverete il nuovo. Sinceramente, ragazzi, siccome è un progetto importante quello che sto iniziando insieme agli altri, che pochi conosceranno, però qualcuno sì, comunque, voi altri ragazzi stiamo iniziando appunto un progetto importante, tra virgolette. E per formare le basi prima dobbiamo concentrarci sul sito, su un TS e tutte queste cose. Ovviamente, vi ripeto, siccome il progetto prenderà piede in estate, e ragazzi, soprattutto per chi non sa di che progetto sto parlando, vi lascio in descrizione anche il link del video in cui lo spiego. Comunque, il progetto di cui sto parlando è proprio la community Crazy Players e prenderà piede in estate. Per questo, ragazzi, c'è tutto il tempo per fare il sito, c'è tutto il tempo per fare il TS. C'è un buon mesetto di tempo per fare tutto questo, quindi ragazzi mi raccomando, non mettete ansia o fretta perché c'è tempo. Allora, proviamo a vendere sta roba, slash sell, ok, 123k, ma per rankare quanto caspita ci vuole? Facciamo rank up. Allora, ce ne vogliono 100.000, ma io l'ho raccolti già 100.000, quindi si può fare rank up, giusto? Olè, siamo arrivati già al warp beam, è una cosa incredibile, e per arrivare al prossimo quanto ci vuole? 1 milione, ah vabbè, già c'è un bel po' di differenza. Adesso qual è il warp B? Questa è la miniera. Dopo un tot di scavate, allora vediamo un po', ragazzi. Se è questo, sì, questo è il warp B, perfetto. E com'è? Ci sono già i diamanti. Vabbè, ragazzi, ognuno organizza a modo suo le miniere, però boh, vediamo un po' quanto valgono. Ad esempio, tipo mi dà 1 milione così? No, 4.000, quindi un cazzo proprio. E vabbè, ragazzi, ci sta molto da scavare, però ok, già si può rankare perché ci hanno dato 1 milione di monete, ho letto, eh. Sì, vabbè raga, ma allora così si titolo. Vuoi rankare? Come no? Ragazzi, siamo già a Warp C-Mac. Dove vi riportano dei video così che si ranka in 2 secondi? Comunque, a parte le cavolate, ragazzi, come tutti i Prison ai quali siete abituati, prima cosa faremo il nostro plot con anche la zona regale se qualcuno di voi mi seguirà su questo server. Ma soprattutto, ragazzi, cosa si fa quando si scava? Si parlerà appunto del più e del meno, del canale, della scuola che sta finendo, grazie a Dio, e quindi ci sarà più tempo per i. Raga, ma c'è il PvP. Madonna che è presa male. Come c'è il PvP? No, raga, io non ci posso. Mi hanno ucciso, ho perso tutto. Raga, che è presa male. Ma perché c'è scritto. Allora, ragazzi, perdonatemi, no, che poi uno dice che uno è fesso. Non c'è scritto che c'è il PvP, però. La miniera si resetterà da sola dopo un tot di scavate. E fin qui ci siamo, nessuno è fesso. Ma perché non mi hai detto che c'era il PvP brutto strunz? Raga, ma scusate, no, ma non mi dite che già al Warp C c'è il PvP? Cioè, diventa già un problemino poi nerdarci su. Allora, raga, per chi conosce sì, un po' da gay. Per chi conosce già il server, mi raccomando, ditemi se è vera sta cosa del PvP. Perché io se entro qui, allora tu mi dici che posso picchiare sto scemo. Ah,
Io ti prendo a pugni. Okay. Vabbè, sì, questo ovviamente, ragazzi, è bullismo gratis. E niente, ragazzi, fatemi sapere se avete altri server in mente oppure se volete che continuo qui. Però qui sembra abbastanza brutta la situazione per un motivo, ragazzi. Perché c'è il PvP. Io come faccio che non c'ho mica la modalità God che sono immortale? Vabbè, ragazzi, si vedrà come andare avanti. Mi raccomando, se vi piace l'idea di questa serie, lasciate un bel like. Commentate il video con dei commenti, con dei consigli, con altri server, con questo server, con quello che volete. Condividete i video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi!